Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Paper Mario, il portale millenario. Bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio, come potete vedere, abbiamo raggiunto Rocca Selvaggia, abbiamo risposto delle domande che ci ha posto questo Twomp, siamo scesi sotto a questa struttura, abbiamo recuperato la chiave sole e la chiave luna e poi siamo stati attaccati da una marea di stordini. Oggi dobbiamo tornare a Borgofiore e recuperare le energie, non in questo ordine naturalmente, possiamo recuperarle anche prima le energie, e dobbiamo recarci al castello di Krimhilde per recuperare la gemma stella. Allora, adesso ci stanno attaccando, noi possiamo utilizzare le nostre abilità. Intanto vi ringrazio per i commenti che avete lasciato sotto l'ultimo episodio che vi ho caricato sul canale. Diamo una testata. Devo imparare ad utilizzare comunque le abilità di Gombella, Allora, switchiamo, perché lei in teoria con una testata dovrebbe riuscire a eliminarlo. Perfetto. Così poi noi possiamo utilizzare il mazzapicchio contro questo Gomba, che ha il fiore a sua disposizione. Magari lo regala a noi, Vediamo un po'. Intanto io mi sono fatto un po' di punti stella esperienza. No, non ci ha dato nulla. Vabbè, abbiamo recuperato una monetina. Ci vediamo una volta rientrati al villaggio. Ok, eccoci arrivati. Direi di andare a parlare immediatamente con il sindaco. Più che altro perché, se non ricordo male, voleva darci una ricompensa. Vediamo un po', va. Signor sindaco... Ehi Mauro, sei un grande, hai trovato la chiave sole e la chiave luna. Il prossimo passo è andare da Krimhilde passando per il condotto segreto. Forza Mauro, sconfiggi Krimhilde, fallo per tutti noi. Vado signor sindaco, vado. Sì, perché sta praticamente terrorizzando la zona. Infatti qualcuno ha detto che non ci sono più molti visitatori. Abbiamo salvato la partita, ottimo. Abbiamo non molti punti salute, quindi ci conviene fermarci a fare una dormita. Proprio per recuperare alcuni punti vita, abbiamo anche un buono gratuito, quindi approfittiamone. Attenzione, scusa! Ah, è il tipo dell'altra volta! Tu sei Mario, vero? Ecco, vedi? Ti aspettavo perché... vorrei parlarti di una cosa un po' delicata e avrei un piccolo piacere da chiederti. Dimmi tutto. Dunque, praticamente, in poche parole, io, cioè non io, tu mi accompagneresti al castello di Krimhilde? Cosa? Vedi, mio padre un giorno mi ha abbandonato e si è avventurato nel castello e da quel dì non è più tornato. Voglio sapere se è vivo o se sono un cope indifeso che erra senza meta. Ma più di ogni altra cosa, voglio sapere se mio padre è una leggenda. Voglio conoscere e tramandare le gesta del mio vecchio. Va bene. Tutti mi prendono in giro, mi dicono che sono uno smidollato, buono a nulla. Ma se riesco a sconfiggere Krimhilde... mi guadagnerò la stessa fama di babbo. Lo so che è pericoloso, ma ti prego, accompagnami, ti supplico, Mario. Va bene, ragazzo, vieni con noi. Davvero? Grazie, grazie, grazie. Vedrai, non te ne pentirai. Ok, Copaldo è entrato nella compagnia, quindi adesso siamo in tre. Le abilità di Copaldo, quali sono? Premi X e il carapace rotolerà lontano per agguantare oggetti o premere gli interruttori. Ok, questa cosa non la sapevo, fantastico. Se vuoi mantenere fermo il carapace nel punto in cui l'ho lanciato, tieni premuto X. Ah, ci servirà, ok, ecco a cosa ci servirà. Se blocchi Copaldo in un punto, anche Mario può andare e premere un interruttore. Ah, interessante, interessante.
Va bene, va bene, va bene. In battaglia usa la tecnica tartattacco e maxi guscio per eliminare i nemici. Va bene, grazie Copaldo. Le tue abilità ci torneranno molto utili. Mario, sarai il mio nuovo babbo. Copaldo! Che c'è? Chi è lei? Ah, ciao Cupamela. Ci stavi ascoltando? Sei sicuro di voler andare al castello di Crimilde? Stavi scherzando, vero? Ti rendi conto di quanto sei irresoluto e incapace? Ma io voglio diventare forte e voglio farlo per te. Perciò non mi importa se non diventi forte, non voglio che rischi la vita, non voglio perderti. Ti voglio così, piagnucolone incapace di vivere. Adoro le tartarughe goffe. Io ti amo per come sei, non cambiare mai, non andare via. Mi spiace, ma io ho deciso. Vedrai, Cupamela, andrà tutto bene, sono con Mario. Ti odio! Stupido di un Copaldo! Perdonami, Cupamela. Io diventerò forte e tornerò qui, da te. Mario, si parte al castello di Crimilde. Vamonos, vieni con me. Allora, qui dovrebbe trovarsi il passaggio segreto. Là c'è il castello. Chiave sole. Inseriamola qua. E da questa parte inseriamo la chiave luna. Abbiamo sbloccato qualcosa. Oh, attenzione. C'è anche una scritta. Cosa dice? Si apre la via che conduce al temibile castello di Crimilde. Non sono ammessi incapaci. Se ti vuoi incamminare, premi contemporaneamente, ma diversamente, gli interruttori. Post scriptum. Tartarughe di Borgofiore, avete un talento che è la chiave per il successo. Ok ragazzi, proviamo a fare una cosa. Allora, lanciamo Copaldo lì. Io me ne vado di qua. E poi 3, 2, 1. Ce l'abbiamo fatta. Dovete praticamente bloccarlo un po' distante dal pulsante, dirigervi all'altro pulsante, saltarvi sopra e mollare il tasto X. In questo modo Copaldo colpirà praticamente il pulsante blu quando voi colpirete l'altro. Eccoci là in fondo. Allora, intanto scusate, ma volevo dare un'occhiata veloce qua a sinistra, anche se secondo me non c'è nulla. No, non c'è nulla. Preferisco comunque esplorare sempre queste zone perché non si sa mai. Magari c'è qualcosa. No, non c'è nulla a destra perché se no avremmo potuto procedere. Ok. Così saliamo sopra. Intanto salviamo la partita. Ci ho messo un po' a capire come fare in modo di colpire quei due pulsanti contemporaneamente. Però non posso. Ah ok, posso atterrare. Ho ricaricato le batterie. Copaldo è rimasto sotto. È bello sto castello comunque. Castello di Crimilde. Ah, devo trasformarmi in un aeroplanino. Questo dovrebbe essere il castello di Crimilde. Ho già la pelle d'oca. Vai tranquillo. Allora, occhio, perché c'è il ponte rotto. Forse potevo atterrare lì sopra? Sicuramente non avrei potuto passare il ponte levatoio perché è tutto rotto. Ho paura. Che cos'è questo? Spero non sia il padre di Copaldo, perché sennò. Ah no, ce n'è un altro. Ci sono un bel po' di nemici, eh. E quelli mi sa che torneranno in vita a breve. Allora, salto, multisalto.
Così mandiamo KO tutti e due. Tecniche. Maxi Guscio. Ottimo lavoro. Però sono ancora tutti e due in piedi. Quindi utilizziamo di nuovo il multisalto. Bello sto multisalto. Quello l'abbiamo eliminato perché aveva anche un blocco Pau. Era abbastanza pericoloso, ecco. Adesso posso andare di martello, però martello normale. Anche se non gli ho praticamente fatto nulla. Mi sa che ha ancora un punto salute, eh. Sono riuscito a proteggermi un pochettino. In teoria così dovremmo dargli il colpo di grazia. No, è ancora in piedi. Wow. No, l'ho lisciato tantissimo. Ah, ho fatto un errore grosso come una casa. Dovevo andare secco su mazzapicchio. Ciao. Ti abbiamo eliminato oppure no? Ti abbiamo eliminato. Perfetto. 5 punti stella. Speravo in qualche punto esperienza in più. Proviamo a procedere. Dove siamo finiti? Oh, oh, no! È suo padre. Eccolo. Queste ossa bianche, ossa sono del mio babbo. Sì, è il mio babbino. Babbo! No, povero Copa. Ehi, Mario, guarda, ha una lettera tra le mani. Che faccio, la leggo? Certo. Leggila pure. Va bene. Dunque, sono venuto fin qui per vincere la dragonessa, ma non riesco più a proseguire. Tuttavia vorrei lasciare ai posteri un elenco di punti deboli rilevati in Crimilde. Allora, è terrorizzata da chi è gracida? Allora, è terrorizzata da chi gracida e ha un nome che inizia per Ra e finisce per Na. Inoltre c'è un oggetto nascosto nel castello in grado di sconfiggerla. Ho capito che bisogna trovarlo se la si vuole far fuori. Quando è in pericolo ha il pessimo vizio di provocare il nemico. Non cedete alle sue sporche provocazioni, non ascoltate le sue ingiurie. Non ho più la forza per scrivere questa lettera e gli occhi sono stanchi. Vorrei solo fare un ultimo saluto a mio figlio Charles. Buona fortuna tesoro. Eh? Charles? Non Copaldo? Credo ci sia un errore, mi sa che non è il mio babbo. Beh, forse le ossa del mio babbo sono quelle laggiù. Speriamo di no. Speriamo che sia ancora vivo. Intanto lì vedo una chiave. Wow! Siete consci di quanto sia in pericolo la vostra vita in questo castello? E volete proseguire lo stesso? Ebbene, sarete degli scheletri anche voi. Oh no. Oddio, quanti! Ma stiamo scherzando? Cosa vogliono? Ah, mi spingono via, Mario, cosa facciamo? Direi di scappare. Almeno per il momento. Ci hanno buttati fuori dal castello, eh. Ci hanno letteralmente buttati fuori dal castello. Dobbiamo rientrare. Guardate come ci spingono via. Allora, io provo a saltare, ma... non so se ce la facciamo, eh. Sì. Abbiamo quasi raggiunto la porta. Ok, forse possiamo affrontare questi 5 nemici. Gombella ci sarebbe tornata molto utile. Vai. Ma non gli hai fatto nulla. Allora usiamo il multisalto.
Non gli ho praticamente fatto nulla, rendetevi conto. Occhio. 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 Vabbè, tutti in faccia. Oggetti, non ho nulla da utilizzare. Tecniche. Ma non è servito a un fico secco. Neanche saltandogli in testa. Non li ho demoliti neanche così. Proviamo a switchare un attimo. Allora, andiamo di mazzapicchio. Ok, mazzapicchio effetto. E adesso proviamo a utilizzare Maxi Guscio. Ok, adesso ha funzionato. Perfetto, è rimasto soltanto quello rosa. Meno male. E allora a questo punto direi di utilizzare il martello normale. Solo che mi sa che lui ha... Infatti ha... più salute rispetto agli altri. No! Dai! No, però così no. Non è valido. Si protegge. Vediamo un po'. Cambio. Prendiamo gombella. Tecniche, enciclopedia. Vediamo un po'. Cosa mi sai dire? È un coposso. È un copa fatto di ossa, chiaro, no? I suoi punti vita massimi sono 1. La potenza è 2, la difesa è 1. Può chiedere rinforzi, per cui è consigliabile batterli tutti in un colpo solo. Aia. Allora, vai col salto. Sì, ma non gli faccio niente. Anche qua possiamo provare con la testata, ma... Eccolo che riparte. Accidenti. Dai. Ne era rimasto uno solo, adesso sono di nuovo 3. Posso chiedere l'aiuto del pubblico? Ragazzi, abbiamo bisogno di voi, assolutamente. Accidenti. Mi stanno facendo male. Aia. Mario, questi attacchi... li abbiamo sentiti, eh. Applauso. Abbiamo assolutamente bisogno di voi. E un altro applauso anche. Mamma mia, è andata bene. Allora, oggetti. Ci serve tutta la vita, perché siamo in difficoltà. No, quello no. Quello sì. Anche questi 3. No, quello no. Mi ha stordito. Vabbè, abbiamo comunque recuperato 7 punti salute per Mario, 2 per gombella e 6 punti fiore. Quindi cambio Copaldo. Aia. Eccala. Mi è già rimasto un solo punto salute. Fantastico. Oh mamma. Maxi Guscio. E poi proviamo a utilizzare il mazzapicchio. Sì, ce l'abbiamo fatta forse. Mamma mia, che fatica. 32 punti stella, saliamo anche di livello, quindi riusciamo tranquillamente a curarci.
Sì, direi di aumentare tranquillamente i punti vita. Numero massimo di PT aumenta di 3 punti. Non ho ancora capito cos'è sta cosa, ma va bene. No, preferisco aumentare i punti salute di Mario, i punti vita di Mario e dei suoi alleati anche. Anzi no, abbiamo aumentato solo quelli di Mario, perché quelli degli alleati rimangono sempre uguali. Sì, comunque 20 van già molto meglio. E dai però. Eccoli qua di nuovo. Switchiamo. Tecnica Maxi Guscio. Boh, almeno li facciamo fuori tutti in un colpo solo, adesso che sappiamo che danni potrebbero fare e quanta vita hanno. Quello che cos'è? Sole Custode. Ah, quello che mi avete spiegato. Quello che mi avete spiegato nei commenti dell'ultimo episodio di Paper Mario. Copaldo usa di nuovo il Maxi Guscio. Dai che stiamo diventando fortissimi. Mi ero un attimo spaventato perché mi avevano preso in contropiede. Reattivina? Toglie metà punti vita al nemico quando attacca. Ok, avete visto? Praticamente il cubo, quello lì giallo, si poteva far tranquillamente esplodere. Quindi adesso possiamo fare in modo che questo qui giallo si alzi. Abbiamo colpito il pulsante rosso e modificato la scala, quindi possiamo scendere. Modificando la scala io posso recuperare la chiave e adesso possiamo procedere. Ottimo. C'è ancora una chiave da recuperare. Non pensavo che Copaldo potesse viaggiare anche a mezz'aria. Ok, allora dovremmo essere a posto, quindi inseriamo la chiave al suo posto. Vai, apri. E adesso forse possiamo procedere. C'è un punto di salvataggio, ne approfitto subito. Perfetto. Qui c'è anche una porta. Prima voglio andare da questa parte. Oh, cosa ci fa un gomba qui dentro? Sì, beh, c'è un bel raduno, insomma. Mi mancano un po' di punti fiore, eh. Comunque almeno il gomba l'abbiamo eliminato. Proviamo applauso. Perché se riusciamo a utilizzare quella tecnica per... Che cosa sta succedendo? Cos'è successo? Ah, mi hanno stordito. Allora, vediamo un attimo. Proviamo a utilizzare tutta la vita per recuperare un po' di punti salute e un po' di punti fiore. No, proprio quello che volevo evitare. Dai, riprenditi Mario. Ok, è andata bene. 3 punti salute li abbiamo recuperati, 7 punti fiore. Tattiche, aumenta la difesa. Benissimo. Hanno attaccato lui alla fine, ottimo. Così non abbiamo subito neanche un danno. Multisalto. Ho sbagliato però. Vabbè, a questo punto tartattacco. Almeno gli facciamo un punto danno. Bravo Mario. Sì, mi spiace perché ho sprecato 2 punti fiore. Adesso no, invece. Maxi Guscio.
Ci denti sti... sti paracopa sono resistenti, eh. Mamma mia. Ah, guardate, c'era Luigi. Mi ha dato un funghetto, ottimo. Salto normale. E quello adesso dovrebbe salutarci. Perfetto, rimane l'altro. Ce l'abbiamo fatta. E andiamo di martello, che così siamo sicuri di fare un bel po' di danni, va? Ottimo lavoro. Però è ancora in piedi. Occhio. Ah, peccato. Sì, sconfitto, ottimo. Vai, 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 vai. Quindi altri 5 punti esperienza stella. Chiamiamoli così. Cosa mi ha dato? Gira tutto. Stordisce i nemici affinché sbaglino gli attacchi. Qui c'è un pulsante rosso. Abbiamo aperto quel passaggio. Ah no. Va mantenuto aperto. Forse mi è venuta un'idea. Guardate. Dovete posizionarvi lì di fianco al pulsante rosso. Poi spostare Mario. Vedete? E poi Copaldo riesce tranquillamente a colpire il pulsante. Oh! Quanto tempo che non si vedevano dei visitatori da queste parti? Eh? Come dici, credi di essere l'eroe leggendario perché riesci a sentire la mia voce? Non ditemi che è di nuovo il tipo dell'altra volta, del primo episodio, il fantasma. Riesci a sentirmi chiunque? Chi ti ha raccontato questa storiella? Che ingenuo. Ciancia a parte, dammi una mano ad uscire da questo forziere, amico. Sono ricoperto di ragnatele a forza di stare qui dentro. Su, trova la chiave e tirami fuori di qui. Come dici? Che se apri il forziere cadrà su di te una maledizione? E chi è quell'essere malvagio che farebbe una cosa simile? Niente panico, ragazzo. Io di certo non ti maledirò se mi ridai la libertà, questo è sicuro. Stavolta Mario ci pensa. Se tu aiuti me, io aiuterò te. La vita è uno scambio, un dare e avere. Beh, non voglio forzarti. Se ne hai voglia, trova la chiave e apri il forziere. Va bene, allora procediamo alla ricerca di questa chiave. Chissà dove caspita è finita. E attenzione a non passare lì sopra, perché sennò mi sa che rischiamo di pungerci. È una trappola! Assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, qui tanto mi sa che c'è da spaccare qualcosa. Ah no, mi sono sbagliato. Sembrava dovessimo rompere un pezzo di parete, invece nada de nada. Sì, ho fatto un giro incredibile per raggiungere questo forziere. Cosa contiene? La chiave nera. E voilà. Lo sapevo. Hey hey Mario, guarda là. Oh, dobbiamo sbrigarci. Oh, aiuto, presto, fuggiamo. Oh, 48 secondi. Beh, dovrebbero bastarmi. Quindi in teoria prima potevo tranquillamente passare dove c'erano le spunte. Vai, che sennò tra un po' diventiamo un foglio di carta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Avanzando una marea di tempo. Fiu, ce l'abbiamo fatta. Beh, portiamo la chiave al tipo strambo chiuso nel forziere. Ho una mezza idea di chi potrebbe essere. Vediamo un po'. Hai con te la chiave, grazie amico. Tieni. Wahaha, imbecille, lo sapevo. Lo sapevo. Ciao. Sei caduto nel mio tranello come un ingenuo moccioso. E questo castello pieno di trappole sarà la tua tomba. Morirai come un cane, questo è il tuo destino. Ti lancerò una maledizione con i controfiocchi. Anatema! Wahahaha! Ragazzo, ti annuncio che hai sul gruppone una bella maledizione. Questa è ancora peggio di quella precedente. Premendo il pulsante R, il tuo corpo si appiattirà. Wahaha! Che orrore, eh? Ti voglio vedere. Sì, piatto come un foglio. Su, premi il pulsante R. Ok. Ah.
Eccolo qua. Wahaha, che te ne pare? Se premi R ti appiattisci. Beh, ti vergogni, verme? Perlomeno hai capito a cosa serve questa maledizione. Sì, assolutamente sì. E mi tornerà sicuramente molto utile, quindi grazie mille. Grazie, grazie mille. Mi aspettavo che ci fosse lui all'interno del forziere, anche se avevo una mezza idea. Però adesso possiamo passare attraverso le sbarre, forse? Sì. Allora, non entro lì dentro, ma entro qui. Tessera imitazione A. Quando Mario attacca, gracida come una rana. Ottimo. Questo ci tornerà utile contro Grimilde. Adesso possiamo tornare da questa parte. Facciamo scendere il pulsante, così possiamo risalire. Anzi, prima dobbiamo andare ancora a destra, perché dobbiamo recuperare la chiave per aprire la porta, che si trova molto più in là. Mentre ci dirigiamo da quella parte, ragazzi, direi che per il momento ci possiamo salutare qua. Questo castello è enorme. Sono sicuro però che nel prossimo episodio affronteremo finalmente Grimilde e recupereremo la prima gemma. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel mi piace, commentate, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio sempre qui su Paper Mario e il portale millenario. Alla prossima!